E amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati da questa nostra pagina Instagram, dove da qualche giorno abbiamo iniziato a fare le nostre dirette, interviste in diretta con i nostri protagonisti dilettanti. E a momenti dovrebbe arrivare Tommaso Nardin, allenatore degli allievi d'élite del Sansepolcro, che salutiamo. Ecco, Tommaso dovrebbe essere già in postazione e parliamo di un ragazzo molto giovane che ha tanta esperienza alle spalle, sicuramente tutti gli effetti si può considerare un allenatore emergente. Tommaso Nardin, che abbiamo avuto modo, come dire, in tantissime nostre interviste di conoscerlo, e adesso approfittiamo di questa pausa di campionato per vedere quali sono le sue riflessioni per quella che è questa nuova esperienza a Sansepolcro. Tommaso, ce l'abbiamo fatta alla fine. Sì, ciao Antonio. Ciao, come stai innanzitutto? Abbastanza bene, dai. Come questi giorni senza calcio, come li vivi? Mi concentro solo sul lavoro, quindi diciamo che potrebbe andare meglio, ecco. Il calcio manca Certo, assolutamente. certo. Certo, del resto i problemi in questo momento sono altri a livello sanitario, a livello anche economico, lavorativo. E il calcio però è la Sì. nostra passione, quindi magari ci può servire anche per distrarci un po', parlare di calcio, anche se non di quello giocato proprio, per liberare, di sgombrare la mente per qualche minuto, insomma, tanti pensieri sicuramente molto più importanti, Tommaso. Assolutamente, assolutamente. È fondamentale pensare ad altro ora, assolutamente, però il calcio è la passione che ci muove a farlo, anche se non lo possiamo fare nel campo. Comunque anche tenersi aggiornati, avere dei confronti con altri allenatori, anche se, ripeto, non di persona, ma magari tramite telefono Poi o anche semplicemente chiacchierare in questo modo fa assolutamente piacere. i tuoi ragazzi, immagino che sei in contatto comunque. Sì, assolutamente, con i ragazzi siamo in contatto ogni settimana tramite WhatsApp. Insieme al preparatore atletico facciamo dei piccoli programmi settimanali per, diciamo, tenerli impegnati sia da un punto di vista fisico che tecnico. Però ora cercheremo nei prossimi giorni anche di organizzare qualche incontro su qualche piattaforma. Giusto per rivedersi, anche se ovviamente a distanza. Ma gli allenamenti, quelli motori a distanza e in sicurezza, sono consentiti in questo momento? Sì, in O è questo tutto momento bene? sì, sono consentiti, però diciamo che noi abbiamo fatto comunque un programma per poter fare queste cose anche in casa, diciamo, in salotto, comunque in camera, da letto, giusto perché per essere ancora più corretti, ecco, per non metterli magari in difficoltà, perché ora la situazione è questa, però può sia migliorare che peggiorare, ecco, chissà. Bisogna avere pazienza e rispettare le regole per farla migliorare e uscirne prima possibile. Assolutamente sì, dobbiamo essere tutti responsabili, perché parte tutto da noi. Si parla che se tutto va bene, anzi benissimo, si dovrebbe partire intorno alla metà di gennaio, il 20 di gennaio. Ecco. Nel caso fosse così, come pensi di organizzare per cercare di recuperare quella condizione di squadra che poi serve la domenica per andare in campo? Sai, è tutto da vedere anche quando si potrà e se si potrà riniziare gli allenamenti, quindi almeno un mese prima dovremmo cercare di ripartire, anche perché noi la stagione vera e propria delle partite di campionato per noi non è proprio iniziata, perché abbiamo solo fatto la preparazione, allenamenti o allenamenti congiunti, perché ancora in Umbria non erano iniziati i campionati giovanili. Era appena iniziato il campionato di eccellenza. E quindi in quel momento, in quel periodo, la tua squadra com'era? Immagino che c'era tanto entusiasmo, insomma. C'era quella Sì, voglia di andare in campo. tantissimo entusiasmo, perché poi questo era un nuovo percorso, sempre con gli allievi di A1, però un gruppo di ragazzi, così come l'anno scorso era quasi interamente sotto quota, quest'anno con i 2004, quest'anno con tantissimi 2005, quindi abbiamo iniziato facendo un lavoro molto intenso con questi ragazzi, un po' di difficoltà all'inizio, come era normale e preventivabile,
Però poi nelle ultime settimane, cioè, si vedevano dei miglioramenti netti, e oltre che si era creato un gruppo veramente molto bello, si è creato un gruppo veramente molto bello. E quindi diciamo che lo stop è arrivato forse nel momento in cui eravamo pronti per divertirci in campo con altre squadre. Da come ne parli ci mette tanto entusiasmo, quindi questi ragazzi immagino che ti hanno seguito, insomma. Sì, Proprio. assolutamente, anche perché, come dicevamo prima, ci vuole passione, ci vuole entusiasmo e devi cercare di trasmetterlo. Sinceramente questi ragazzi, vabbè, con molti, i 2004 li avevo anche l'anno scorso, i 2005 comunque erano sempre lì a Sansepolcro e si è creato, instaurato subito un bel feeling, perché ogni allenamento ci si diverte, quindi quello è fondamentale, poi dopo la serietà e i miglioramenti, quando vedi i miglioramenti ti dà ancora più entusiasmo. Certo, complimenti, comunque complimenti al mister. Hai una grande esperienza, sei giovane, però hai una grande esperienza alle Sì, spalle, quindi. questo che inizia è il 13° anno prima da istruttore, ora da allenatore, quindi un po' di esperienza, anche se ancora sono giovane, ce l'ho, sì. A livello tecnico, come cambia il calcio giovanile toscano con quello umbro? Ma guarda, dagli anni con il Santa Firmina, che ho fatto sia giovanissimi regionali che gli allievi regionali, a Sansepolcro comunque mi trovo a fare un campionato di allievi A1, che diciamo è una sorta di elite toscano. Ci sono delle realtà molto importanti come Foligno, Cannara, Bastia, Campitello, con alcune di queste squadre che giocano, le prime squadre che giocano in Serie B. Per esempio, ci sono dei ragazzi che l'anno scorso abbiamo trovato che quest'anno sono a giocare in squadre professionistiche di Serie B. Si vede il calcio, diciamo che a volte quando vai a giocare a Firenze, il risultato è molto molto importante, diciamo così. Sì, Invece no. nella stagione passata, andando comunque a giocare contro queste squadre importanti umbre, sì, è ovvio, il risultato è importante, ma è più importante, almeno quella che è stata la mia sensazione, il come arriva al risultato, Certo. con la prestazione, con il miglioramento. C'è una ricerca del gioco, questo sì, forse un po' di più rispetto a quella che è stata l'esperienza precedente con le squadre, diciamo, più che altro del Fiorentino. Quando, del resto a Sansepolcro, insomma, c'è una grande tradizione di calcio giovanile, dove loro, quando erano in Serie D, e sono rimasti per quasi circa 20 anni, se non ricordo male, in tantissimi campionati addirittura ne schieravano 7, quando il regolamento della categoria prevedeva solo 4 ragazzi nel quota. Sì, Questo. assolutamente, è sempre stato e comunque continua ad esserlo e penso che nel futuro lo sarà ancora di più l'obiettivo principale del Sansepolcro, cioè portare più ragazzi possibile al settore giovanile. E già questa stagione, per quello che si è giocato, però diciamo Certo. dagli allenamenti e dalla preparazione, una squadra molto giovane con tantissimi ragazzi del settore giovanile e quindi speriamo che questa stagione possa ripartire il prima possibile, anche per dare la possibilità ai ragazzi, tra cui alcuni che avevo anche l'anno scorso, possano mettere la maglia della prima squadra, perché poi quello è l'obiettivo principale di un settore giovanile. E il tuo compito a questo è quello di svezzarlo, insomma, di favorire questa proiezione prima possibile nel migliore dei modi. Sì, assolutamente, quello è il vero vincere campionati o tornei. Poi dopo, ovvio, se arriva la vittoria della partita, la vittoria del campionato, tanto meglio, però quella è la vera vittoria. E sinceramente sono contento che già alcuni ragazzi del 2004 sono in pianta stabile con la Juniores, e già un paio di ragazzi sono entrati nel giro della prima squadra, così come i 2003 che avevo anche l'anno scorso, che hanno fatto metà stagione con me, già metà stagione con la Juniores, facendo sempre molto bene. E alcuni ragazzi hanno lasciato Sansepolcro, ma c'è già chi ha fatto la preparazione con squadre, prime squadre di Serie D, e qualcuno ha già debuttato in Serie D. Quindi quella è una grossa soddisfazione, Insomma, anche se sono. con un piccolo contributo, piccolissimo, Beh, però fa piacere. è giusto perché c'è anche il tuo merito, dal momento che
lavori lì, alleni, sei a contatto con questi ragazzi, li alleni, li fai crescere, gli insegni come giocare a calcio e stare in campo, è giusto che un merito, un parte del merito è anche tuo, insomma. Poi chiaramente ci vuole anche l'impegno del ragazzo che deve credere in quello che fa. Sì, diciamo che prevalentemente il merito è del ragazzo. A me fa piacere perché poi, ovviamente, conoscendo questi ragazzi quanto ci tengono, per me la soddisfazione è quella. Poi, se c'è stata anche una piccolissima parte che ho dato io che li può aver aiutati, tanto meglio. Quanto riguarda Tommaso Nardino, te lo ricordavi prima, sono 13 anni che alleni, prima da istruttore e poi da allenatore, ma il successo più bello che ti piace ricordare qual è? Ma il successo sono in questi mesi vedere le rose delle prime squadre sia di Serie D sia di Eccellenza di promozione alla quale si affacciano già i primi ragazzi che ho avuto qualche anno fa. E devo essere sincero, in alcune squadre ce ne sono anche più di uno, come per esempio la San Giovannese, ci sono Gerardini e Romanò. Così come il Cortona e altre squadre, quindi insomma, quello mi fa assolutamente piacere. Tornando Quelli sono al i veri presente, successi. è vero, sono pienamente, pienamente d'accordo. Ma ritornando al presente, per la ripresa del campionato, se dovesse slittare gennaio, si può prospettare, almeno per quanto riguarda la Toscana, che si possa giocare solo il girone di andata. Stessa idea anche in Umbria, e tu come, nel caso, come valuti questa ipotesi? Ma guarda, sinceramente non ho proprio idea, proprio perché non abbiamo proprio iniziato. Sicuramente si paventava l'idea di fare dei gironi più corti, quindi Quale? diciamo che noi l'anno scorso avevamo un girone che era composto da 14 formazioni, quest'anno sarebbe stato da 16 perché non ci sono state le retrocessioni. Quindi magari un girone elite diviso in due con otto squadre sarebbero 14 partite alla fine, andata e ritorno, potrebbe Quindi starci. Poi alla fine se finiamo a fine giugno, chi se ne cambiamo. frega, è bene tornare in campo, quello sì. L'importante è tornare presto in campo, insomma. Sì, assolutamente sì. In primis perché vorrebbe dire che ci tiriamo fuori da questa situazione e poi di tornare quanto più possibile e più velocemente possibile alla normalità. Questo qui è l'augurio che ci facciamo tutti, insomma, che presto ci ritroveremo a bordo campo dopo il fischio d'inizio per commentare le nostre partite, Tommaso. Assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio, mi auguro veramente di rivederti presto e magari anche nelle categorie, in qualche categoria più in su, che probabilmente o quasi sicuramente ti si addice benissimo. Grazie, chissà, chissà, speriamo, dai. Grazie Dai, ciao Tommaso e grazie per la tua disponibilità mille. verso Sport a chilometro zero. Grazie mille Grazie a te. a te.